Allora, signori, ringrazio tutti coloro che siete qui con me. Sono orgogliosa di aver fatto questo piccolo regalo al mio caro paese e non ho parole per dirvi veramente grazie. Vi abbraccio a tutti e che Dio ce la mandi buona. Questa è la cosa che posso dire per tutti. Grazie al sindaco, al padre e ai miei collaboratori. Allora, diciamo così, volevo lui e quell'altro ragazzo. Allora, facciamo così, che io sono l'ultima. Sono l'ultima, che senza di voi cosa avrei fatto? Mi diverto, finalmente sono contenta. Uno, due, tre, pronti? Via! Ciac! Allora, facciamo prima come dire e dopo diciamo dov'è Nella? Ecco, grazie. Allora mi metto qua così. La preghiera è stato il momento più importante da parte della comunità. Grazie al signor sindaco, grazie a tutti voi, a Nella, ai due Nella, all'artista che ha riprodotto questa effigie dell'Immacolata, un grande segno, che poi qui proprio su una torre è la difesa di Cleto. Ma soprattutto devo ricordare che attraverso l'invito il caro sindaco mi emozionò quando mi ha detto: è il quadro della Madonna, la mamma che non muore. Non l'avevo mai sentita questa espressione. E anzi mi ha entusiasmato, perché, cari fratelli, perché come sapete ci sono due filoni teologici. Il filone teologico è che molti studiosi ritengono che la Madonna, come Gesù, sia morta, anche se, ecco, l'Immacolata concepita senza il peccato. L'altra squadra, l'altro filone, è quello dei francescani, proprio dove faccio parte, San Francesco d'Assisi, ritengono che la Madonna è stata preredenta da Gesù, ma soprattutto è il concepimento di Dio. Che cosa in noi è più grande? Il concepire l'amore, la parola, la poesia, l'arte, e concepire la vita. Ecco, lei è l'Immacolata Concezione di Dio. Dio che da sempre ha concepito nell'umanità, che ha sempre potuto vedere il no dell'umanità, il peccato, e da sempre ha concepito questa soluzione grandiosa per l'umanità, una creatura come noi, priva del peccato originale, nata senza il peccato originale. Ecco chi avete qui, l'Immacolata Concezione, il concepimento immacolato di Dio, che protegge. Mi diceva poco fa il dottor Vene che questa era una delle strade per arrivare a Cleto. E qui una torre e una roccia. Questa roccia ricorda la parola del Vangelo, la roccia, che Gesù diceva costruire sulla roccia. Ed è quindi emozionante vedere che su questa roccia è stata edificata questa edicola, questa cappellina, con l'effigie della Madonna Immacolata. E quindi una cosa bella per questo paese, e quindi un invito che ho accettato veramente con commozione, e che può per tutti noi, per tutti voi, ecco, grazie alla preghiera iniziale che è partita spontaneamente da voi, ecco, questo fa il frutto di amare la mamma che non muore, la mamma che fra pochi giorni ricorderemo assunta in cielo, in anima e corpo. La Madonna che forse per un attimo si sarà assopita, addormentata, ma non morta, secondo noi francescani,
perché concepita da Dio senza il peccato originale, preredenta dal figlio che ha fatto nascere con il suo sì. Ha fatto sì che Dio si incarnasse, che Dio diventasse uomo, Dio concepito senza il peccato, Dio che non ha il peccato, e lei che è madre di Gesù, Gesù che è Dio e anche madre di Dio. E quindi una realtà grandiosa, e questa realtà, ripeto, la ricorderemo giovedì, assunta in cielo, in anima e corpo, come siamo noi. Quindi non c'è stata una morte, forse una morte quando al Tempio la Madonna con San Giuseppe hanno presentato Gesù bambino tra le braccia del vecchio Simeone, il quale ha detto: a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi non morte fisica, ma una morte del cuore, del dolore, al vedere questo figlio che lei più di tutti sapeva che è concepito per opera dello Spirito Santo, senza il concorso umano. E sapeva bene, e è morta di dolore sotto la croce. Ma poi anche lei, vivendo nel vedere Gesù risorto, ha rivisto la grandezza di Dio, l'amore di Dio. E concludo dicendo una cosa molto bella per noi francescani, che abbiamo sempre dall'inizio, insieme a San Francesco dal 1200, portato avanti questa idea e questa realtà: Immacolata Concezione, e non morta. Ma soprattutto, ecco, uno degli ultimi santi, San Massimiliano Colbe, l'ha definita la quasi personificazione dello Spirito Santo. Dio che si manifesta attraverso Gesù. E lei, la Madonna, è la persona dello Spirito Santo, piena di grazia. Ecco perché ricorriamo a lei. Piena di Spirito Santo, piena di Dio, e quindi che benedice questo paese, che benedice ognuno di voi. E quindi questo passaggio è un passaggio obbligato per poter crescere nella fede. Lei vi custodirà, lei pregherà per voi, lei vi benedirà, lei farà sì che la vostra fede non verrà mai meno. E questo è l'augurio più bello al caro signor sindaco, a tutti voi, e a questa grande idea che avete avuto, no? Di portare avanti e di portare di nuovo alla luce questo segno, questa roccia, la roccia di Gesù, sulla roccia di Gesù, lei, Maria, madre della Chiesa, madre di Dio, madre dell'umanità intera, concepita senza il peccato originale, così come saremo tutti noi quando risorgeremo. Non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte, non soffriremo più. Ecco, tutte le sofferenze le ha assorbite Gesù sulla croce, le ha assorbite lei con quella spada nel cuore, nell'anima, per raccogliere le sofferenze di tutti. E quindi un grande segno di fede e della Chiesa per tutti quanti voi. Tanti, tanti cari auguri. Grazie. E invochiamo di nuovo la Madonna, Madre di Dio, sposa dello Spirito Santo, Madre di Gesù, che benedice prima voi, poi benediciamo il luogo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. E sia sempre santo questo luogo, e come per la mamma, correte, correte da questa mamma che vi accoglierà e vi esaudirà. Ah no, no, scusate un attimo, perché devo dire anche questo, che diciamo così, questo desiderio di questa ristrutturazione
l'ho fatta io, però dovete sapere che è stato mio padre Peppino Giuseppe che voleva diciamo così, metterci una, diciamo così, una lampadina, ma purtroppo lui è morto molto giovane. Quando lui è morto noi figli avevamo bisogno e quindi non l'ha potuto fare. Quindi sono 34 anni che mi porto dentro questo bel desiderio ed è la cosa più bella che l'anello possa fare venendo da Palmano in Friuli. E adesso aspettate un attimo perché e giustamente diciamo così, ho cercato di lasciare il mio ricordo. Allora facciamo così, togliamo, vediamo cosa hanno fatto questi miei ragazzi. Una targa allora, di ricordo. Gentile signore, io leggo quello che ho fatto scrivere. Allora, tu avvicinami il microfono con la data voce. Allora, Santissima Immacolata, ristrutturata da Nella Vena, 11/8/2019. Aspetta un attimo. In memoria del padre Giuseppe Vena, 1917-1985. Grazie. Evviva, evviva, evviva! Abbiate un po' di pazienza perché le emozioni sono troppo forti. No, no, adesso fammi vedere che caspita combino. Abbiate un po' di pazienza, eh. Vediamo se riesco a leggere. Se vi dico quando l'ho scritto vogliono saperlo, perché l'ho scritto quasi un anno fa. Vi presento per tutti coloro che sono nati dopo il 1978, anno in cui mi sono trasferita in Veneto per motivi di lavoro, e per tutti coloro che avessero una memoria a breve distanza. Io mi chiamo Nella Vena, sono figlia di Giuseppe Vena e di Maria Rosa Pagliaro. Nel lontano 1982 mi sono sposata con un friulano, quindi vivo nella bellissima città stellata, patrimonio dell'UNESCO, Palmanova. Ho una figlia Irene con Martin, che sarebbe il marito, quindi un'emozione Irene, ok? Quindi una figlia Irene sposata, quella poi, adesso non mi viene, dai. Vive in Africa, nella città di Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. Entrambi sono diplomatici. Irene svolge il suo lavoro per la Commissione Europea. Martin, invece, nato in Germania, lavora all'ambasciata tedesca. Tutto qui? No. Oggi mi sento soltanto depositaria di un progetto voluto, desiderato, ma non realizzato dal mio padre Peppino, morto da 34 anni. Dico soltanto, lui per me è una presenza assenza. Ecco la storia in breve. Io sono nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui vi partecipò. Secondo quanto mi raccontava, ebbe la fortuna di ritornare vivo e sano. Comunque sappiate che mio padre è stato in campo di concentramento. Quindi di campo di dal momento che la Madonnina lo aveva salvato, ad altre circostanze o coincidenze, all'epoca decise di costruire la sua casa di fronte alla Madonnina. La voleva illuminare di notte prendendo un filo elettrico da casa sua per portarlo fino alla cappelletta. I miei ricordi vanno dall'età di 3 o 4 anni. Ogni 8 dicembre, festa dell'Immacolata, lui mi portava ad accendere le candele alla cappelletta. Io, nei primi anni, non capivo la sua testardaggine, perché bisognava andare con la pioggia, il vento e qualche volta all'epoca anche la neve, fino a quando non mi sono resa conto da sola che per lui l'Immacolata era ed è la sua protettrice. Eccomi qua a festeggiare questo avvenimento che mi sono portata dentro da tantissimi anni. Adesso un pochino di respiro. Voglio ringraziare le persone che hanno contribuito in modo positivo alla realizzazione di questa piccola, per me, grande opera. Ringrazio voi tutti per la partecipazione a questa mia gioia. Siete venuti in tanti, il sindaco con la sua truppa,
Adesso vediamo dove arrivo. Ringrazio Giovanni, il quale ha messo tutte le sue capacità affinché venisse fuori questa bellissima struttura. L'architetto. Allora, questo è Giovanni, che sarebbe quello, il muratore, diciamo. Adesso sentiamo questo bellissimo. Poche parole, Ernesto. Così mi rendo buona. Allora, l'architetto Ernesto, che con encomiabile dedizione e amore è riuscito a portare in auge la bellezza perduta di questa Madonnina. Tutti i collaboratori con i quali ho condiviso questo. Adesso, mi racconto, dai. Perdonatemi, dai. Tutti i collaboratori con i quali hanno condiviso questo mio piccolo e grande progetto esemplare. A questo punto vi faccio ridere, dai, così non piango. A questo punto dico a me stessa e a voi qui presenti quello che un tempo disse Madre Teresa di Calcutta, oggi Santa Teresa. Lei diceva: quello che noi facciamo è solo una goccia d'acqua nell'oceano, ma se non lo facciamo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Parafrasando le parole, vediamo quelli che si chiama. Voglio augurare, non mi fate cura, non so. Parafrasando le sue parole, io in questo momento voglio lanciare una goccia d'acqua in mezzo a tutta questa boscaglia. Voglio augurarmi che qualcuno possa continuare a risolvere i piccoli grandi problemi che affliggono il mio caro e mai dimenticato Cleto e tutta la Calabria. Tengo a precisare, no, non ho finito ancora, dico stop. Sarà un po' lungo, però sono molto emozionata. Dai. Allora, tengo a precisare. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto, la collaborazione, la dedizione, in primis della mia cara Micanella, la quale, nonostante... Adesso te lo rileggo. Martini, ridete pure, dai, così rido anch'io. Allora, vediamo, mi piace tanto quello che ho scritto, dai. Tengo a precisare, tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto, la collaborazione, la dedizione in primis della mia cara Micanella, la quale, nonostante vive in Francia da molti anni, non si è mai dimenticata del nostro paesello. A lei e suo marito vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Voglio solo dire, qualche errore c'è, dai, perdonatemi, sono molto emozionata. Voglio solo dire, la cosa più bella è questa, Nella, stai attenta. Voglio solo dire che la nostra amicizia risale in un tempo molto lontano, cioè ai tempi della scuola elementare, eravamo compagni di banca. Adesso battete le mani. Adesso sto per finire. Allora, tutto questo significa, sia per me che per lei, è stato ed è qualcosa che ci unisce per diversi motivi. Io, mia cara Nella, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, ma anche in nome di tante cose belle che sei riuscita a dare a questo piccolo, ma per noi importante paese, che portiamo con gioia in ogni parte che andiamo e dove andremo in un prossimo futuro. Questa è la fine. A questo punto, dire grazie a tutti voi oggi significa per me un abbraccio tramutato in una parola. Grazie. Sono le cose che si dicono. Non sempre. I desideri muoiono con le persone. I desideri sono più forti della morte. Infatti questo bel desiderio di Giuseppe Arena, il nostro vigile storico, figura bella, imponente, dimenticata, ha lanciato questo suo desiderio e è stato raccolto dalla figlia, la maestra dell'Arena, e
parlava di questa sua volontà da tanto tempo. Ci sentivamo al telefono e lei parlava sempre di questo sogno, il più lungo dei suoi sogni, però alla fine dove ci siamo riusciti, c'era riuscita insieme agli altri collaboratori. E padre, si sa, la fede nella, in Maria, nella Madonna, è universalmente diffusa e condivisa. Per certo è molto viva questa fede, è molto viva. Io dico spesso quello che ho detto a lei per telefono: la Madonna è la mamma che non muore. Le altre mamme ci amano, ci vogliono bene, però poi ci lasciano. Vivono e forse ci proteggono da una dimensione che non ha tempo. La Madonna invece la sentiamo vicina. È lei che ha avuto, diciamo, la grazia di poter riunire intorno a sé gli apostoli smarriti, impauriti, dopo la crocifissione. Lei sicuramente sa stare vicino a ognuno di noi, a chi ha bisogno, a chi soffre, a chi ha una speranza forte nel cuore, o perché magari ha qualche problema fisico, o perché ha problemi di solitudine. Sei spontaneo e rivolgersi alla Madonna. La Madonna dicono che è il figlio più bello dell'universo e noi ci crediamo. E mi complimento con la maestra Nella Rena perché ha portato avanti con tenacia, in modo caparbio, questo desiderio che era del nostro grande e amato Peppino, il vero vigile storico. Però ho visto veramente, sono rimasto molto colpito dalla collaborazione dei tuoi amici e Giovanni, veramente mi hai commosso veramente. Cioè non era soltanto prestare l'opera, la sua bravura come attore, come artista e compagnia, e lì c'era proprio questo grande desiderio. C'era proprio la fede ardente verso la Madonna in cui tutti quanti noi crediamo. E poi le collaborazioni sono state tante, mi fa piacere, ma Nella non è andata mai via da Creto, ci vediamo, il suo cuore è stato sempre qui, ha palpitato, e quando ha avuto la possibilità di ritornare, anche io ogni anno ritorno, vuol dire che non è andata via, il cuore è palpita qui e quindi ci ritorno. E io che devo dire, mi sento pure inadeguato per questa bellissima cosa che avete realizzato. Il ringraziamento l'ha fatto giustamente chi ha avuto prima questa idea. E niente, ringrazio tutti quanti voi che rappresentate il nostro paese e quindi che siete qui riuniti insieme a noi per questa fede che non muore, una fede che per la Madonna. Grazie a tutti quanti voi. C'è nulla da dire. Alle 10:30, non lo sa nessuno, se ancora può venire spesso non dico quello che io c'è la messa di ricevenza, per gentile puntualizzazione del nostro caro Michele, quindi comunico anch'io ufficialmente che giovedì 15 abbiamo la messa alle 10:30. Va bene, grazie. No, niente lumini però.